Dottor Pasquali, possiamo eliminare il doppiamento senza chirurgia? Assolutamente si può trattare quest'area, si può trattare il doppiamento, anche se a volte è un doppiamento fittizio. Quindi in realtà spesso ci si trova di fronte a non tanto un aumento del tessuto adiposo sottomentonero, quanto a una lassità, un cedimento del tessuto sottocutaneo e cutaneo. In questo caso qui si può trattare non chirurgicamente tramite l'utilizzo di iniettivi particolari, fra cui appunto l'idrossiapatite, utilizzando anche la stessa molecola a diluizioni differenti in base a quello che è il tessuto nativo. Dipende molto dall'età, dipende da qual è la qualità del tessuto. E in base appunto alla visita medica pre-intervento si decide di utilizzare questa molecola a diluizioni differenti e soprattutto non solo in base alla qualità del tessuto, ma anche in base all'area che dobbiamo andare a trattare. E l'effetto è di stiramento del doppiamento. Esattamente. Tramite l'idrossiapatite, che fa parte della famiglia dei filler, ma non è un acido ialuronico, non si ha un effetto gonfio, ma si ha un effetto distensivo, quasi appunto un effetto liftante del tessuto. Questo perché l'idrossiapatite va a creare nuovo collagene, va a creare una reazione che produce nuovo collagene, quindi endogeno nostro, e questo nuovo collagene fa sì che il tessuto sia estremamente più elastico, estremamente più tonico, quindi proprio non un effetto gonfio, ma un effetto liftante.